Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Coronavirus, capire l'emergenza. In questo momento di particolare difficoltà e anche tensione, un'informazione chiara, puntuale e trasparente per la cittadinanza è davvero fondamentale. Riceviamo tutti quotidianamente un flusso di informazioni molto ampio e anche a volte indistinto. Ci sono le fake news, districarsi non è facile. Parte proprio da questi presupposti, questo nuovo format a cura dell'azienda USL di Ferrara. Un ciclo di 10 appuntamenti settimanali ogni martedì per informare il territorio sull'andamento del contagio in provincia di Ferrara, sulle criticità, sui comportamenti da adottare, perché adottarli, e anche su servizi e iniziative messe in campo a sostegno delle categorie più fragili o comunque per poter gestire al meglio questa emergenza. Cercheremo di rispondere ai dubbi, ad alcuni di questi anche questa sera, insieme alla dottoressa Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda USL di Ferrara. Buonasera. E poi, buonasera. Buonasera, e poi ci sarà, c'è Annalisa Califano, medico igienista del Dipartimento di Sanità Pubblica, sempre dell'azienda USL. Buonasera dottoressa. Buonasera. E ci aiuteranno a capirne qualcosa di più anche i colleghi Marco Zavalli, direttore del quotidiano online estense.com, buonasera, e Luca Traini, direttore della Nuova Ferrara. Bene, dottoressa Calamai, parto proprio da lei. Ci siamo abituati ormai a leggere bollettini, insomma ci districhiamo anche tra termini scientifici, medici, di cui prima magari non conoscevamo nemmeno il significato. Ecco, ci sono ancora tante cose che però facciamo fatica a capire. Intanto le chiederei, che cosa ci dicono i dati che riceviamo ogni giorno sull'andamento del contagio nel nostro territorio? Ma i dati ovviamente che vedete tutti, perché ha detto una cosa credo molto importante all'inizio nella presentazione, e cioè la necessità di un'informazione continua e di una informazione trasparente. Questo è un problema che rappresenta anche nel cuore un problema di natura etica, no? Il coronavirus e la pandemia lo hanno manifestato in tutta la loro potenza, quindi la necessità alla popolazione e anche al resto delle istituzioni, ma alla popolazione, di una informazione continua, chiara, trasparente e non nascosta. Questo credo che sia il presupposto fondamentale. I dati ci dicono che la curva si è comunque fermata rispetto a i valori che abbiamo potuto tutti notare, che ci avevano fatto passare da una zona gialla, come questo codice colore che però aiuta a capire quello che è l'andamento, ad una zona arancione, ma sicuramente ancora il passaggio alla zona ancora più estrema, la famosa fase 4, identificata nella zona rossa, non c'è stato, e tutta una serie di misure che sono state frutto, direi, di quelle che sono oltre che l'ordinanza, ma anche gli indirizzi nazionali, hanno sicuramente avuto i loro effetti. Quindi i numeri che da un po' di giorni abbiamo di positivi si sono sicuramente stabilizzati, non oso dire ridotti, diciamo che la curva e i parametri che noi quotidianamente andiamo a valutare stanno migliorando. Che non significa, questo a me preme molto sottolinearlo, che noi siamo fuori da quello che è il contesto pandemico, è un contesto comunque che di emergenza sanitaria, quindi è chiaro che non possiamo negare il miglioramento, ma non è un miglioramento tale da poterci consentire degli atteggiamenti e dei comportamenti nella vita sociale non, certo, come dire, appropriati all'emergenza sanitaria.
La in questo necessità di non momento. abbassare la guardia, ecco, di cui si parla moltissimo. L'altro dato che guardiamo, oltre al totale dei nuovi casi positivi quotidianamente, è anche il dato relativo ai posti letto. Ecco, in provincia di Ferrara lo vediamo, il totale dei ricoverati pazienti Covid nei tre ospedali, Cona, Delta e Santissima Annunziata, è di 194 e sono suddivisi così all'ospedale di Cona. Abbiamo 92 ricoverati, vedete, ci sono alcuni reparti che sono quasi saturi, ad esempio, dato di questa mattina, la terapia intensiva Covid-1, 15 ricoverati su 15 posti disponibili, mentre la seconda terapia intensiva attivata ci sono 4 ricoverati su 8. Poi vediamo il Ospedale del Delta, qui abbiamo 55 persone ricoverate, anche qui c'è una terapia intensiva che è stata attivata, 5 posti occupati su 6, poi c'è anche un'area subintensiva che ancora non ha pazienti ricoverati. Infine l'altro ospedale Covid della nostra provincia, l'ospedale Santissima Annunziata di Cento, dove ci sono 40 persone ricoverate, 23 in medicina generale e 24 lungodegenti. Dottoressa Calamai, il nostro sistema sanitario territoriale, come sta tenendo rispetto a questi dati e che tipo di pressione può ancora sopportare, possono ancora sopportare i nostri ospedali? Sì, io mi permetto di correggere due numeri perché in realtà fra Delta e 100 i ricoverati sono 140, quindi sono di più rispetto ai numeri dati ad oggi, proprio a stamani, quindi sono 140 negli altri due ospedali della rete e rimangono 5 in intensiva. Detto questo, il nostro sistema sta reggendo bene perché comunque abbiamo un potere. Sul ricovero ospedaliero abbiamo ancora un delta importante, per cui non solo abbiamo già lo stato attuale, cioè nella fase 3 dei posti letto disponibili ancora, ma è chiaro che abbiamo una ulteriore modulazione nell'eventualità si dovesse ulteriormente rialzare la curva e ci fossero necessità ulteriori di ricovero, possiamo ulteriormente espandere all'interno degli ospedali. Quindi abbiamo strutturato un piano autunno-inverno Covid in tempo, direi, perché l'abbiamo strutturato a fine agosto, settembre, poi è passato in CTSS, ma che ha previsto tutte le fasi di modulazione. Non solamente sugli ospedali, ma ovviamente anche sul territorio. Il territorio sta tenendo molto bene, mi permetto infatti di dire, basta considerare che noi abbiamo un totale di persone positive attive, che sono ad oggi, dall'inizio ad oggi, 3.334, quindi non sono poche, sono veramente un numero importante e di queste avete visto che il numero complessivo dei ricoverati ad oggi, parlando appunto di tutta la rete degli ospedali, è di 205, cioè su il totale il 94% sono collocate sul territorio e solo il 6% sono ricoverate. Dentro quei ricoveri c'è un di cui della terapia intensiva che rappresenta il 12%. Quindi è chiaro che il territorio sta reggendo in forme svariate, come sta reggendo nella rete delle USCA che abbiamo attivato, sta reggendo con l'ADO con cui abbiamo strutturato una convenzione, ma che gestiamo noi col nostro personale e che quindi con quei 20 posti letto che sono partiti col numero di 20, se vi ricordate inizialmente 10, oggi sono attivi 20, sempre per ricoverare nella struttura intermedia pazienti Covid positivi. Sta reggendo grazie all'integrazione con le case di cura private che ci consentono di liberare posti all'interno della rete degli ospedali, tutti, compresa Cona, e quindi diciamo così di ricoverare pazienti, di liberare spazi per pazienti Covid o per pazienti urgenti o che hanno bisogno di ricoveri per altre patologie. Come dire, pur nelle difficoltà della fragilità di questi soggetti, reggendo la rete anche delle CRA e degli alberghi sanitari che abbiamo strutturato. Quindi questo mi pare, come dire, di fatto rappresentato dai numeri.
e quindi ritengo sia molto importante una pandemia. Certo. Leggevo l'altro giorno un libro, ormai anche le letture sono finalizzate serali a questo. Un intervento in un capitolo era rappresentato da un intervento del professor Gattinoni, ma anche di altri illustri professori, e le pandemie si gestiscono sul territorio. Il problema vero si manifesta laddove il territorio non c'è, chiaramente in tutte le sue forme, no? Quindi sia nell'assistenza domiciliare in tutte le sue rappresentazioni, nelle strutture residenziali ma territoriali. Nella presenza di un forte dipartimento di salute pubblica. Ecco, quindi le pandemie non si giocano in ospedale, si giocano nell'ospedale per quei pazienti realmente acuti che hanno bisogno di Certo. ospedalità, ma se no si giocano sul territorio, L'altro altrimenti sarà tema tutto. è proprio quello del tracciamento, insomma, un altro, diciamo, giocatore importante in questa partita. Anche a livello nazionale si è detto che a un certo punto questo tracciamento ha smesso di funzionare. E sul nostro territorio? No, sul nostro territorio devo dire che il tracciamento ha funzionato, sta funzionando. I numeri che stiamo come dire, gestendo sono numeri importanti. Noi facciamo un numero medio di tamponi giornalieri che è pari a 1035 tamponi, 1037, ho sbagliato di due, tamponi al giorno. Chiaramente saremmo facilitati ulteriormente nell'incrementare il numero da quelli che sono i tamponi rapidi. Siamo partiti, avete visto che c'è già una programmazione anche strutturata per dicembre nelle CRA, ma siamo partiti, anzi partiamo a dire la verità domani con i tamponi rapidi nell'ospedale del Delta per arrivare a fine settimana anche all'ospedale di Cento. E quindi stiamo potenziando anche tutta questa parte. È chiaro che più è ampio il numero di persone che noi tracciamo e più individuiamo anche quelli che sono i positivi asintomatici, e quindi questo diventa estremamente importante perché questo poi si porta dietro l'indagine epidemiologica con il conseguente tracciamento dei contatti del positivo e quindi. Ad oggi, diciamo così, poi lo dirà la dottoressa Califano, ma siamo quasi in pari, ecco, quindi riusciamo a tracciare, ma anche a far corrispondere all'individuazione di pazienti, di soggetti positivi, le indagini epidemiologiche conseguenti, che sono numericamente di grande rilievo, ma anche di grande importanza. Certo, e Quindi poi c'è io direi che nella provincia di Ferrara qui non è mai saltato di fatto, siamo rimasti indietro in alcuni periodi, ma diciamo il potenziamento che abbiamo strutturato sul Dipartimento ora sta aiutando molto, ecco, a essere a un livello di coerenza fra tracciamento e indagine epidemiologica. C'è poi la questione dell'informazione dei cittadini e del bisogno di tutti noi di recepire informazioni. Un punto di riferimento in questo senso è il numero verde che è stato attivato e potenziato nell'ultimo periodo dall'azienda USL. Vediamo come lavora e come funziona. Chi ci telefona? Ultimamente sono soprattutto persone proprio che hanno bisogno di informazioni relative al Covid. E mentre inizialmente o fino, non so, a una ventina di giorni fa, un mesetto fa, chiamavano anche per qualsiasi problematica legata al dipartimento. Ultimamente ci stanno chiamando soprattutto perché vengono a sapere di essere positivi o di aver avuto dei contatti con persone positive, ci chiedono il comportamento da attuare o che norme utilizzare. Inoltre ci stanno chiamando molte persone che rientrano dai viaggi o devono intraprendere dei viaggi e per sapere un po' come comportarsi e quali sono le norme da seguire. A volte adesso ci chiamano anche quelli che devono terminare l'isolamento, anche perché le norme cambiano in continuazione ed è per questo motivo che magari ci chiedono per avere delle conferme o ulteriori informazioni. Dipartimento di Sanità Pubblica, buongiorno. Buongiorno. 10 giorni. Sì. Bocchini, vivi da solo, Cioè, ti è arrivato l'esito del primo tampone?
domanda, scusa, lei il testo è positivo o negativo? No, è in isolamento. Lei è in isolamento? No, cioè in che senso? Lei se non vede lei, lo vede anche subito. Certo che può lavorare, assolutamente sì, in smart working sì che può lavorare. Sì. E adesso vedo l'esito dei tamponi, quindi non è necessario che tu vada ancora di nuovo a farlo tutto lì. Comunque le telefono sono meglio di farlo. Magari ha bisogno del reperto, ma puoi inviare un'email. Dai primi di novembre, diciamo fine ottobre, è attivo il numero verde tutti i giorni, compreso i festivi, dalle 8.30 della mattina fino alle 13.30 e dalle 14 fino alle 17.30. E si dedicano diversi operatori con diverse qualifiche a questo numero verde. Inizialmente era gestito solamente da personale infermieristico, assistenti sanitarie, con sempre il sostegno del medico per dare informazioni più precise, e ultimamente abbiamo aggiunto come qualifica anche i tecnici della prevenzione. Mettiamo mediamente 3-4 persone che rispondono al numero al mattino e 3-4 al pomeriggio, e così anche per i festivi. Sono circa 300-400 le telefonate a cui quotidianamente questo numero risponde. Dottoressa Annalisa Califano, medico igienista del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL, chiedo a lei di darci un po' una mano a rispondere ad alcuni dei dubbi che quotidianamente vengono rivolti anche a questo numero verde, perché poi, come sentivamo, spesso le norme cambiano. Allora, proviamo a vedere alcuni esempi che magari possono aiutarci. Il primo esempio che le sottoponiamo è quello di una scuola materna. Mettiamo il caso che in questa scuola materna ci sia una maestra che è positiva al coronavirus e quindi avrà avuto dei contatti con i bambini della sua sezione e con altro personale sempre della sua sezione. Sappiamo che per quanto riguarda il mondo dell'infanzia le sezioni sono chiuse nelle famose bolle e non ci si dovrebbe spostare da una bolla all'altra. Cosa fare nel caso in cui ci sia una maestra positiva e perché? E poi anche cosa succede a casa? Allora, le scuole dell'infanzia, i servizi educativi, scuole materne si sono organizzate molto bene proprio attraverso la creazione di queste sezioni chiuse, dette anche bolle. Se una maestra risulta positiva, in quel caso noi applichiamo quelle che sono indicazioni regionali, tratte naturalmente da documenti nazionali dell'Istituto Superiore, e considerando l'età dei bambini, la maggiore affettività, i contatti che sono sicuramente da considerare come contatti stretti, mettiamo in isolamento sia non solo il caso, che naturalmente lo è per questioni di positività, ma anche tutta la sezione o bolla. Quindi tutti i bambini e tutto il resto del personale educativo e di supporto viene posto in isolamento. È un isolamento non perché sono casi, sarebbe più corretto dire che si tratta di una quarantena, vengono sottoposti successivamente a esecuzione di un tampone in maniera tale da valutare se ci sono stati dei contagi all'interno della sezione bolla. L'isolamento tende a perdurare per 14 giorni, quindi nonostante anche l'esito del tampone, se anche fosse negativo, comunque deve concludersi il periodo di isolamento sia per i minori che per il personale. Benissimo. Il secondo caso invece è quello di una scuola media. Qui il protocollo, tra virgolette, è un po' diverso. Mettiamo che in questo caso ad essere positivo sia un alunno, un ragazzino. Ha avuto contatti con i suoi compagni di classe, con le docenti che però in questo caso insegnano in più classi, non solo nella stessa. Sappiamo che alle medie funziona così anche qui. Cosa fare e perché? Le scuole elementari, anche le scuole medie, vengono più o meno equiparate come modalità alla luce delle nuove anche indicazioni regionali.
L'alunno positivo, tenendo presente che in genere le scuole noi ti diamo sempre un po' di relazione di come hanno impostato le norme anti-Covid, gli alunni vengono comunque tutti quanti posti in una quarantena fino a esito del tampone. Sono gli alunni della classe che hanno condiviso uno spazio respiratorio, che comunque possono aver avuto degli scambi tra di loro e di conseguenza è necessario fare un controllo su questi alunni, su questi studenti. Quindi in questo caso però non è un isolamento di 14 giorni, ma è un isolamento temporaneo, viene fatto sugli studenti in primis e su eventuali insegnanti con i quali abbiano avuto dei contatti che per noi magari risultano essere contatti stretti, ad esempio. Potrebbe essere, per fare un esempio, un insegnante di sostegno di un bambino presente in classe. E tutti quanti vengono sottoposti a tampone. Il nostro compito poi è di fare una valutazione quindi sugli esiti dei tamponi e di vedere se i ragazzi e gli insegnanti possono riprendere la loro attività di frequenza in classe. Le faccio un'altra domanda. Per quanto riguarda sia le scuole medie che i bambini più piccoli, a casa che succede? Il bimbo è in isolamento e il resto della famiglia o i fratellini? Allora, in queste situazioni, se si parla di età 0-6 anni, è in isolamento il minore che era di quella bolla o sezione. Il resto della famiglia non è coinvolto dal regime di isolamento, quindi è libero di muoversi, di proseguire le proprie attività, sicuramente con un minimo di attenzione, perché comunque siamo in una fase di screening, ma noi non limitiamo e non mettiamo in quarantena il resto della famiglia. Altrettanto per quanto riguarda le classi superiori, quindi elementari e medie. Ok, veniamo all'altro dubbio, che è quello relativo ai contatti stretti, il nostro terzo caso. Come facciamo a sapere se siamo un contatto stretto? Cosa dobbiamo fare e perché? Allora, questa è un'indagine che parte quindi dalla denuncia di un caso e si va un po' a cerchi, come si fa anche per altre malattie infettive. Noi li chiamiamo poi cerchi concentrici, ovvero le prime persone che vengono indagate è il nucleo familiare del caso, perché sono veramente contatti stretti, ovvero persone che hanno una condivisione di spazi comuni e anche di vicinanza che li mettono nelle condizioni di poter potenzialmente avere uno scambio di agenti infettanti. Quindi il primo nucleo che viene ad essere messo in quarantena sono proprio i conviventi del caso. E poi si deve passare al mondo del lavoro per valutare che tipo di attività lavorativa svolge la persona e quindi se sono potenzialmente presenti altri contatti stretti per la tipologia di attività che viene svolta dalla persona. Se il caso è un bambino o sono comunque coinvolti dei bambini, naturalmente ci si informa anche delle classi e delle attività anche ricreative che svolgono al di fuori dell'ambito scolastico, quindi non solo ambiente scuola, ma anche tutto il resto. E poi via via ci si allarga sulla base anche di quello che ci racconta il caso di frequentazioni, di persone, anche di convivialità eventualmente che ha avuto in un periodo di tempo recente che potrebbe essere considerato a rischio per i tempi che intercorrono tra l'evento e la diagnosi della positività. Se penso di essere un contatto stretto di qualcuno, devo segnalarmi io o sarà il dipartimento che mi verrà a cercare, tra virgolette? Può essere vicendevole la cosa, ovvero noi sicuramente nell'intervista che si fa al caso cerchiamo di riportarlo indietro con la memoria per cercare al di fuori del nucleo familiare di capire bene, dando anche la possibilità di ricontattarci eventualmente se si ricorda di contatti che ha avuto e magari al momento non se li ricorda.
Quindi è capitato che qualcuno ci abbia ricontattato per dire guardate, mi sono scordato, ma ho visto questa tal persona. Dall'altra parte il caso tende un po' ad avvisare già per conto proprio persone conoscenti, quindi talvolta potrebbe essere che veniamo contattati da persone che ci dicono guardate, non so se ve l'hanno detto, però io sono stato con una tal persona, io so che è positivo e quindi magari sono loro stessi che si autodenunciano e questo va benissimo. Perché naturalmente c'è un'emotività anche sulla persona che viene indagata perché è risultato un caso che va tenuta presente, quindi potrebbe essere emotivamente coinvolto e quindi non ricordarsi subito tutti i contatti che ha avuto, Certo. e quindi noi lasciamo il tempo per poter ricordare, ma anche siamo disponibili per chi naturalmente vuole denunciarci, vuole vedere insieme con noi se effettivamente è un contatto stretto oppure no. Vediamo l'ultimo caso. Abbiamo sintomi, non siamo stati a contatto stretto con delle persone positive, ma presentiamo dei sintomi che ci fanno pensare che possano in qualche modo essere ricondotti al coronavirus. Cosa dobbiamo fare in questo caso? Sicuramente la cosa che deve fare la persona che ha dei sintomi è contattare il proprio medico curante denunciando il tipo di sintomatologia e quindi valutando insieme al medico eventuali primi fattori di rischio e sarà poi il medico di medicina generale che effettua quindi una valutazione sul proprio assistito ed eventualmente ci contatterà per un confronto o altrimenti prenoterà direttamente l'esecuzione di un tampone se ritiene che i sintomi siano compatibili con un caso Covid sospetto. Ricordo nel periodo, diciamo, della prima ondata, venivano lanciati appelli del tipo se avete una sintomatologia importante, non recatevi in pronto soccorso, ma chiamate il 118. Questo consiglio vale anche oggi? Io direi che se non ci sono situazioni di gravità di sintomi, la prima cosa da fare è sempre cercare di contattare il proprio medico curante e qualora si fosse nel fine settimana o una festività, il servizio di continuità assistenziale, denunciando telefonicamente che cosa, quali sono i sintomi che accusa. E la persona in maniera tale da non recarsi mai direttamente perché deve sempre passare il messaggio che non ci si reca mai in un pronto soccorso né dal proprio medico curante, ma si contatta telefonicamente. Direi che insomma, in linea generale, in questi mesi i contatti telefonici sono diventati una quotidianità, quindi è difficile, qualcuno ancora si reca dal medico, però. Non è corretto, cioè bisogna che il paziente telefoni al medico, che sia di continuità assistenziale, proprio medico curante, per dire quali sintomi ha e aspettare quindi indicazione da parte dei medici. Grazie dottoressa Califano. Prego. Direttore Traini, vengo da lei. Voi avete anche un contatto con la cittadinanza, con i vostri elettori. Secondo lei, quali sono quelle informazioni di cui oggi sentono maggiormente il bisogno rispetto a questa emergenza? E poi se vuole fare anche delle domande alla direttrice, alla dottoressa Califano, prego. Beh, quello che i nostri elettori, i nostri concittadini ci chiedono sono evidentemente delle informazioni chiare su quella che è l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, ma anche su quelle che sono le misure per contrastarle. Noi abbiamo raccontato ovviamente insieme a tutto il sistema dei mezzi di comunicazione quelle che sono le buone pratiche che ciascuno di noi può mettere in atto giorno dopo giorno per cercare di contenere il rischio contagio. Lo si contiene per se stessi, lo si contiene anche per la collettività. Ma ancora c'è un forte bisogno di avere dei numeri chiari, una percezione importante di ciò che sta accadendo, e questo io credo che in provincia di Ferrara riusciamo a garantirlo, riusciamo con tutto il sistema insieme, quindi con il sistema della sanità pubblica, io ringrazio per iniziative come queste, e con il sistema dei giornali, dei siti internet che danno un'informazione, io credo, puntuale
e abbastanza precisa, non ridondante, di ciò che sta accadendo. Ma anche, e torno anche qui a ringraziare per questo servizio, c'è bisogno di sapere quelle che sono le pratiche che dobbiamo mettere in atto nel momento in cui incappiamo, crediamo di essere incappati in un problema. Quindi chi devo chiamare, cosa devo fare, quali sono i tempi di risposta, qual è, cosa posso chiedere al mio medico. Per esempio sui medici di medicina generale, noi siamo stati molto spesso sollecitati dai nostri lettori su un problema che poi è stato un problema anche nazionale, cioè non vengono, non ci aprono la porta del proprio ambulatorio, sì e no riusciamo a parlare con loro. Approfitto per chiedere, per fare un appello e chiedere una cosa. L'appello alla dottoressa Calamai, dopo aver visto il vostro servizio sul centralino che risponde al numero verde, è: dottoressa, ma la troviamo una stanza più ampia e 4 scrivanie per separare queste persone che stanno lavorando così vicino a così stretto contatto? E la domanda, detto dei tracciatori, detto del fatto che, se ben capisco, non c'è problema di personale in questo momento, noi abbiamo anche raccontato e scritto che lo stesso ordine dei medici si è messo a disposizione per fare un po' di volontariato utile. Il secondo passaggio, come sta avvenendo, e cioè nel momento in cui un caso viene tracciato, il passaggio all'app Immuni, che non è troppo frequente nei nostri cellulari e comunque in 10 milioni di cellulari italiani, con che tempi avviene e con che esiti? Dottoressa Calamai, prego. Dunque, io sì, sicuramente noi stiamo pensando e dobbiamo spostare il Dipartimento, direi, di Salute Pubblica e tutta quella da lì, questo assolutamente nella nostra riflessione. E guardi, non più lontano di ieri sera avevo una video call nel merito, non tanto col Dipartimento, ma insomma con un gruppo di lavoratori, quindi è un problema che abbiamo a cuore e ora vediamo un attimo come risolverlo. È chiaramente un problema di carattere più generale. Voi sapete che, l'abbiamo detto anche recentemente, siamo destinati ad essere trasferiti complessivamente, compreso il Dipartimento, però è evidente che alcune soluzioni vanno trovate con una rapidità maggiore rispetto alle progettualità che sono più di medio termine. Il Dipartimento è stato potenziato, questo ancora prima del periodo pandemico, della seconda fase piena, diciamo, con il dottor Cosenza abbiamo cominciato a ragionarne dall'ultima estate, insomma, da quando sono arrivata, quindi ha avuto un primo potenziamento come Dipartimento sulle varie figure professionali, che è stato ulteriormente rinforzato grazie a delle integrazioni che sono arrivate dalla Protezione Civile. Quindi, come dico a battuta, così tanti medici non ne hai mai avuti, e quindi però sono assolutamente indispensabili, e credo che insieme ad una buona organizzazione questo consente e ha consentito di essere, diciamo così, in pari con le indagini epidemiologiche. Io vi do due numeri per darvi un'idea: dal 24 al 30 novembre, a fronte di 758 positivi, no? Quindi questo è solo la positività, quindi non è l'attività dei tamponi, è solo la positività, di cui 38 nelle scuole, sono state attivate, quindi 24-30, 3.977 indagini epidemiologiche, di cui 586 nelle scuole. Vi do alcuni numeri solo per darvi la dimensione del lavoro che c'è dietro. L'app Immuni funziona, mi permetto di dirlo, intervengo poi se la dottoressa Califano, per esperienza personale in questa provincia. È chiaro che ha di fondamentale che cosa? Intanto scaricare l'app Immuni. Spesso, e questo è un mio pensiero, ma mi sento di poterlo manifestare pubblicamente e vi dico, umanamente è stata una, come dire, un'immediata reazione anche mia, perché la devo scaricare, poi mi violano, no, nella privacy, nel mio tracciamento di vita, diciamo. Dopodiché è evidente che tutto questo già avviene, e avviene avendo Facebook piuttosto che
cioè, siamo già tracciati in qualche modo, quindi come dire, mi sono sentita anche un po' ridicola. Quindi, avendola scaricata e avendo avuto un contatto specifico in provincia, vi devo dire che il dipartimento mi aveva avvisato, ma dopo che ha individuato che era stata fatta traccia, diciamo, l'indagine epidemiologica, ma avendo inserito poi il tutto nel sistema che comunica e quindi trasmetta l'app Immuni, io ho avuto sull'app Immuni, sui due telefoni che ho, la segnalazione che avevo già avuto anche verbalmente, ma voglio dire, funziona. Per funzionare ci sono due elementi sostanziali. Uno, che uno scarichi l'app Immuni, altrimenti non diventa possibile che questa funzioni se non ce l'hai. L'altro, è evidente che funzioni il Dipartimento di Salute Pubblica, funzioni il tracciamento, funzioni l'indagine epidemiologica e che una volta individuati i soggetti siano caricati sul sistema che permette poi all'app di dare l'alert conseguenti. Quindi c'è un insieme di cose che deve essere, come dire, in sinergia, altrimenti è impossibile che ci sia un funzionamento coerente. Noi agogniamo la Corea, ma insomma, lì è obbligatoria e quindi tutti ce l'hanno, insomma. Diciamo che un buon punto di partenza sarebbe quantomeno cominciare a scaricarla tutti quanti. Marco Zavagli, c'è un rapporto un po' strano tra i cittadini, soprattutto gli utenti del web, Estense.com è un quotidiano online, e l'informazione relativa al Covid. Da un lato, spesso le testate vengono accusate quasi di terrorismo, no? Di far salire la preoccupazione tra la cittadinanza, dall'altro poi si rimprovera di non fornire sufficienti informazioni su come ci si deve comportare, dove si deve andare, insomma. Che cosa succede in questo periodo rispetto al rapporto tra l'informazione e gli utenti, soprattutto sul web? E perché, secondo te? Beh, diciamo che noi dobbiamo essere terroristi del buon senso, cioè avere quella capacità di creare, come affermava prima la dottoressa Calamai, un'informazione continua, chiara e trasparente. Più saremo in grado, o più siamo stati in grado di farlo, più credo i lettori si fideranno o presteranno attenzione a quello che viene riportato sui giornali. E poi è chiaro che noi siamo giornalisti, con tutti i limiti che possiamo avere, e non medici, non specialisti, e quindi quello che andiamo a riportare, ovviamente cercando di rispettare tutti i canoni deontologici che ci chiedono di evitare inutili allarmismi, ma allo stesso tempo di non sottovalutare quello che la direttrice generale ha comunque chiamato una fase di emergenza. Questa è la linea che noi credo dobbiamo seguire. I lettori seguiremo i canoni della buona informazione, credo più cercheranno di assecondarci, però non basta. E qui mi ricollego alla frase che ha detto sempre la dottoressa Calamai: è un problema di natura etica. È un problema di natura etica tenere comportamenti corretti. Tenere comportamenti corretti non vuol dire soltanto assembramenti nelle piazze o nei luoghi di guida, quando ancora si poteva fare, vuol dire anche evitare il più possibile spostare nei commenti su Facebook, sul nostro giornale, su Radar, su qualsiasi fonte di informazione che può essere letta da migliaia di persone, evitare di creare, instillare il dubbio del complottismo, perché quel commento, se sfugge all'occhio del, chiamiamolo censore, può essere letto da 100.000 persone e creare da una parte allarmismo e dall'altra falsa informazione. Quindi questo, grazie a questa trasmissione, è un appello che vorrei fare ai nostri lettori, a quelli degli altri giornali e a tutti i cittadini in generale. Se poi mi è concesso, Certo, vorrei fare prego. anche una domanda alla dottoressa Calamai, alla luce del fatto che, come dicevo prima, noi siamo anche possiamo dire, un grande orecchio di quello che ascoltiamo nella città.
E tanti lettori ci hanno chiesto come mai a Ferrara è presente una percentuale così vasta, così imponente di asintomatici. Alla luce del fatto che noi siamo solo giornalisti e non esperti, rivolgerei a lei questa domanda. Prego, dottoressa. Sì, diciamo che è vero, è assolutamente vero, abbiamo un numero di asintomatici positivi decisamente molto alto. Considerate che su i 2.774 positivi di cui vi parlavo, che rappresentano l'83, sul totale di 3.000, scusate, 312 positivi, 2.774 sono asintomatici e solamente il resto, cioè 538, sono sintomatici, no? Quindi solo un 16,24%. Ma in realtà questo è un fenomeno di carattere generale che non rappresenta solo la provincia di Ferrara, che va legato alla capacità di tracciamento che è aumentata nel tempo. Cioè noi, guardate, nella prima fase che noi abbiamo avuto, se vi ricordate, io ero da un'altra parte, ma il vissuto è stato comune in tutta Italia. Noi avevamo lo strumento dei tamponi che era ai suoi esordi e aveva una serie di limiti anche di quantità, no? Di tamponi, di strumenti che ha concesso un numero di possibilità di tracciamento sulla popolazione molto limitato. Se vi ricordate, di solito venivano tracciati solamente i soggetti che si presentavano in pronto soccorso, cioè solo successivamente noi abbiamo esteso il numero dei tamponi a una fetta di popolazione direi molto, molto ampia, e stiamo estendendolo sempre di più. Io credo che ci sarà un'ulteriore rivoluzione con i tamponi rapidi, tant'è che i numeri che avevamo, che non potevamo fare diversamente, in realtà non rappresentavano il reale numero dei positivi circolanti, circolanti. Perché? Quindi la capacità di tracciamento e l'ampio numero di tamponi che noi oggi abbiamo fatto e che facciamo ha fatto emergere che cosa? Tante persone positive asintomatiche, ma che c'erano già anche nella prima fase, che noi non riuscivamo a identificare perché non tracciavamo in questa quantità. Io mi sono fatta preparare su questo, abbiamo per curiosità una serie tra l'altro di numeri che non sono legati alla provincia di Ferrara, ma che sono legati alla nostra regione. Voi considerate che al 1° di aprile il numero di tamponi che veniva fatto in Emilia-Romagna erano 5.800, 58.000, scusate, 457 su una popolazione di 4 milioni e 4, quindi un tasso del 13. Abbiamo invece al 15-8, quindi ad agosto, siamo andati a un numero di tamponi pari a 1.408.872, sempre sulla stessa popolazione, quindi con un tasso di 320. E ad oggi, al 30-11-2020, siamo a 2.120.487 tamponi effettuati su sempre, quindi un tasso che aumenta a 481. Cioè, mi pare che è evidente che la situazione ci consenta un tracciamento e una individuazione di positivi asintomatici che prima non era possibile, quindi non è qualcosa di particolare, che prima non avevamo lo strumento, o almeno non avevamo uno strumento così potente. Siamo quasi in chiusura. Chiedo ai direttori Traini e Zavagli una loro piccola riflessione, guardando un po' alle prossime settimane, ai prossimi giorni. In teoria, da venerdì, potremmo tornare, zona gialla. Secondo voi, riusciremo a continuare a comportarci bene, così come abbiamo fatto obbligati in questa fase di zona arancione, o tornare a allargare un pochettino le maglie e ad ampliare il livello di libertà che abbiamo e di attività aperte, può essere un rischio. Luca Traini. Io non lo so se possa essere un rischio, se sia questo il termine adatto.
però vivo la realtà che viviamo tutti e mi accorgo di un dato che insomma, mi pare lampante. Noi abbiamo da cittadini vissuto la prima fase dell'emergenza in una maniera quasi inaspettata. Siamo stati qualche volta più attenti e più seri, più scrupolosi e più rigidi che le norme stesse, che ciò che le norme stesse ci imponevano. E è andata così. Siamo stati quasi una caserma, ci siamo quasi imposti di essere una caserma. Dopo l'estate è cambiato tutto, è cambiato il contesto, è cambiato il tipo di atteggiamento che abbiamo. Se non ci fossero le regole, probabilmente in questo periodo non saremmo così scrupolosi come lo siamo stati in passato. Abbiamo un'insofferenza latente e qualche volta che esplode non solo sui social, come diceva Marco Zavagli, che comunque ci raccontiamo e che comunque si avverte per tutte le imposizioni che abbiamo, che sono per carità imposizioni scomode, fastidiose, siamo tutti stanchi, siamo sfibrati, e però è evidente che dobbiamo portare a casa il risultato. Finché non avremo il vaccino, ce la raccontiamo un po' tutti così, no? Dobbiamo solo stare attenti, certo, tenendo insieme tante cose, tenendo insieme le libertà, come dice qualcuno, tenendo insieme le necessità economiche, perché anche quelle sono delle necessità, ma ribadendo, almeno questo da parte mia, che l'attenzione per la salute deve essere necessariamente prioritaria. Tutto il resto arriva dopo, però siamo coscienti che quel dopo deve arrivare presto, perché Siamo davvero sfibrati. tutti stanchi, come diceva lei prima, siamo molto più stanchi rispetto a marzo, quando avevamo le forze e le energie per riuscire ad essere così bravi anche oltre le nostre stesse aspettative. Marco Zavagli. Sì, no, Luca ha ragione, la salute prima di tutto. Io credo che, anzi sono sicuro che questa seconda ondata non ci ha trovati così impreparati, specialmente parlo delle aziende sanitarie, poteva essere la prima ondata. Però durante l'estate, ma anche nella che ci ha preceduto, ho visto comportamenti ben poco responsabili anche da parte di persone o figure che dovrebbero, diciamo, dare l'esempio per ricondurmi a quel problema di natura etica cui accennavamo. Sono ottimista che le cose possano cambiare in meglio, però dobbiamo tutti tenere duro, come si dice in gergo. Noi stessi come redazione, come giornale, abbiamo sofferto e stiamo soffrendo molto per il periodo di crisi economica che discende dalla crisi pandemica. Però voglio ricordare che ad aprile Ferrara venne attraversata da carovane militari che trasportavano le bare di persone decedute a Bergamo. Io sono voluto andare in Rosa anche per rispetto della mia categoria a questi legni senza nome, e vorrei che non dover più fare un servizio come quello. Grazie a Marco Zavagli. Dottoressa Calamai, un ultimo minuto per lei. Siamo pronti per affrontare, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista anche etico e sociale, un allentamento delle misure? Ma l'allentamento delle misure sicuramente, come dire, capisco che diventa necessario anche da un punto di vista economico consentire un recupero, diciamo così, per tutto quello che è il resto delle attività e per allentare l'esasperazione e la fatica generale, che può diventare un altro grave problema. Certamente richiamo tutti quanti a
ai giusti comportamenti, quindi questo vuol dire non assembramenti, non cenoni, l'uso della mascherina, no le bicchierate, no gli aperitivi. Questo mi sento di poterlo dire. Guardate, sabato mi sono, sabato domenica mi sono messa, sabato sera o domenica mattina, non ricordo, ho ascoltato per un'ora la conferenza del professor Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, insieme a Locatelli, su tutti gli indicatori. Insomma, come dire, noi non è un periodo di festa, è comprensibile, è un periodo in cui noi comunque siamo dentro un'emergenza, non è che siamo usciti da un'emergenza. E questo Certo. richiede davvero dei comportamenti coerenti alle condizioni che stiamo vivendo in questo momento, che affaticano tutti. Ma, come dire, il sistema sanitario può rispondere, come ha detto anche il nostro assessore, per quanto gli compete, e poi bisogna che ognuno di noi faccia la sua parte, no? È un po' come Assolutamente. per la salute è qualcosa di più articolato che non la sanità. È Certo. fatta anche del sistema sanitario, ma è fatta di un pezzo che è genetica, in questo caso c'è di mezzo il virus, ed è fatta di buoni comportamenti, di stili di vita. E allora diciamo che in questo caso i buoni comportamenti li potremo assimilare a buoni stili di vita, che vuol dire la pandemia, gli assembramenti no, non i cenoni, un buon lavaggio delle mani, l'uso dei gel alcol, cioè tutto quello che sappiamo che sono poche cose semplici, ma assolutamente da dover rispettare per avere dei risultati, perché sennò dopo non si può imputare al sistema sanitario di non funzionare, no? È chiaro che se Certo, c'è un'ondata di prese è impossibile, diventa tutto assolutamente. impossibile. E in questa partita, come è stato detto tante volte e non lo si ripete mai abbastanza, è fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte, perché immagini come quelle che citava Marco Zavagli prima non le dobbiamo più vedere, perché quel presto che tutti aspettiamo arrivi quanto prima. Grazie davvero ai nostri ospiti per essere con noi, per averci aiutato a capire qualcosa di più di questo periodo così complesso che stiamo vivendo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento mercoledì 9 dicembre, perché la prossima settimana il nostro appuntamento slitta di un giorno, visto che c'è la festività dell'8 dicembre. Grazie ancora per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata.